Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo tutorial imparerete a realizzare due tecniche diverse che metterò a confronto tra loro. Due tecniche adatte anche a chi ha gli occhi incappucciati, il classico cat eyes e il cat eyes inverso, un trucco ultimamente di grande tendenza. Su quest'occhio realizzerò un cat eyes inverso perché è un po' più incappucciato rispetto a questo, c'è un po' di differenza, lo so, e quindi volevo farvi vedere questo effetto su un occhio che è un po' incappucciato. Il trucco di oggi non sarà sui classici toni del marrone, voglio un po' cambiare e quindi utilizzerò il blu, questa piccola matitina blu che ho usato comunque tanto. Vi ricordo anche che ho già dedicato due tutorial esclusivi al trucco occhi con una matita. Se volete vedere questi tutorial esclusivi, basta semplicemente iscrivervi alla newsletter, è gratuita e vi lascio il link nelle schede e nella descrizione del video. Iniziamo subito con il cat eyes su quest'occhio. Applico la matita sopra con piccoli grattini, puntini. Arrivo fino praticamente alla fine dell'occhio. Guardo dritto davanti a me e con la matita segno una linea, guardo voi, che va un po' verso l'alto, sopra le pieghette, che poi andremo a sfumare. Invece su quest'altro occhio la linea iniziamo a tracciarla sotto, partendo sempre dall'angolo esterno dell'occhio. Quindi traccio una linea fino circa a metà occhio. Non vado proprio a bordare tutto l'occhio, non mi piace tantissimo. Guardo dritto davanti a me e vado a tracciare una linea all'insù sopra le pieghe della palpebra. Se vado a enfatizzare questo effetto, quindi l'occhio incappucciato, potrete vedere che la linea va sempre segnata su questa parte della palpebra, che è la palpebra fissa. Quindi faccio così, posso andare più avanti, dopo scegliete voi. A questo punto alzo un po' la palpebra, qua non ce n'è bisogno perché è abbastanza tesa, per andare a ricollegare, a riempire i buchettini che sono dovuti, diciamo, alla pieghetta che mi ha impedito di scrivere perfettamente con la matita. Vado a ispessire la linea in questa zona, arrivando circa a, direi, tre quarti di occhio, non proprio in centro. Deve degradare un po' questa linea. Se non riuscite a degradare bene con la matita, potete usare poi il pennello, perché adesso andremo a sfumare tutto con il pennello. A questo punto dovrei andare a fissare un po' la matita e iniziare a sfumarla. Se non avete l'ombretto blu ma avete soltanto la matita, potete utilizzare una cipria trasparente per andare a fissare l'ombretto, sarebbe sempre meglio. Fatto questo, sfumiamo leggermente, ma leggermente, la linea, proprio la parte alta della linea. Controlliamo il tutto guardando dritto davanti a noi, è molto molto importante, lo ripeto sempre. Stessa cosa faccio da quest'altra parte, quindi fisso la matita e sfumo leggermente verso il centro dell'occhio, fisso questa zona. A questo punto faccio la stessa cosa sopra che ho fatto dall'altra parte, cioè vado a degradare questa linea di matita se non mi è venuta bene, se non l'ho degradata bene, in modo che vada a seguire la linea dell'occhio. Questa linea che è molto molto definita la vado leggermente a sfumare, proprio per non avere il bordino netto. Faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte. Guardo dritto davanti a me e mi occupo dell'acquolina, solo dell'acquolina. Se avete l'occhio particolarmente incappucciato, vi dovrebbe rimanere, anche se, ecco, facciamo finta, l'occhio è molto incappucciato, vi dovrebbe rimanere sempre sulla palpebra fissa. Poi alzo la palpebra e rifinisco. E lavoro in modo che con l'occhio chiuso
anche il trucco risulti comunque bello. L'occhio incappucciato non deve essere per voi un limite, perché ci sono, come vi ho detto, donne bellissime, attrici famosissime, che hanno questa tipologia di occhi, e sicuramente noi neanche ci accorgiamo che l'occhio è incappucciato. Se volete andare a enfatizzare questo occhio da gatta e avete già l'occhio allungato che si presta per andare, o avete ad esempio l'occhio particolarmente tondo e lo dovete allungare, nei due casi comunque questo trucco va bene lo stesso, potete applicare la matita in questa zona. Per quanto riguarda il Ketais, sotto possiamo andare ad applicare appena la matita nell'angolo esterno dell'occhio. Poi prendo il pennellino e sfumo la matita come piace a me verso il centro dell'occhio, creando una leggera sfumatura. Aggiungo, ma è facoltativo, semplicemente un punto luce. Non voglio rinunciare a quella luminosità vicino all'occhio, e lo applico nell'angolo interno dell'occhio. Anche perché spesso questa zona dell'angolo interno dell'occhio, se è un po' infossata, risulta spesso molto scura, quindi va a sua volta a rendere l'occhio ancora più infossato. Finisco il tutto con il mascara. Sono sempre stata una fan del Ketais, soprattutto perché va un po' a contrastare, a minimizzare l'effetto occhio incappucciato e palpebra cadente, però mi piace tantissimo anche questo effetto Ketais inverso, anzi sul mio viso che è tendente al lungo, questa linea sotto che sottolinea l'occhio mi va ad accorciare anche il viso. Quindi io vi potrei dire che potete scegliere questo effetto se dovete andare a slanciare il viso e avete il viso particolarmente tondo, e scegliete invece questo effetto se come me avete il viso allungato. Fatemi sapere quale di questi due effetti vi è piaciuto di più, aspetto come sempre i vostri commenti. Io vi aspetto sabato prossimo, ma ormai è un appuntamento fisso, quindi lo saprete già, ore 15, con un nuovo video di make up. Vi mando un bacione grosso, buon make up a tutti, vi saluto, alla prossima.